Allora, egregio Don Vincenzo, lei è il direttore del settimanale diocesano Nuova Scintilla, che viene pubblicato a Chioggia, ma non solo a Chioggia, in tutto il territorio della diocesi, che va, se non sbaglio, fino a Porto Tolle, Palestrina, quindi una zona abbastanza ampia. E niente, gli attacchi sulla Chiesa in generale e in particolare sulla stampa cattolica ci sono sempre stati. Ogni tanto aumentano di intensità, eccetera. E questa settimana scorsa, sull'Espresso è comparso un articolo che ha voluto, diciamo, beneficiarci, virgolettato, anche nominando il settimanale diocesano Nuova Scintilla, al quale percepisce, in pratica, c'è una lista di giornali, tra cui Avvenire, che percepisce i contributi dello Stato. E uno di questi è appunto il settimanale Nuova Scintilla per un importo di, non mi ricordo, 28.000 euro, eccetera. Visto che lei è il direttore ed è anche parte in causa, se magari ci vuole dire la sua su queste notizie, insomma. Sì, partiamo, possiamo partire già da questa notizia dell'Espresso. Intanto sorprende, sconcerta proprio l'atteggiamento palesemente preconcetto ideologico di certa stampa, in particolare dell'Espresso, di tutto il gruppo editoriale dell'Espresso, Repubblica, che sembra abbia come sport preferito quello di attaccare la Chiesa in tutti i modi, quasi fosse il nemico numero uno, dimenticando che in fondo la Chiesa cerca di essere al servizio della gente, anche attraverso i settimanali diocesani in modo particolare. È anche sorprendente, direi, l'ignoranza, oltre che la superficialità di quel giornalista e di tutto quel servizio che parla delle gazzette sante e roba del genere, quando cita addirittura alcuni nomi di testate, definendole improbabili testate. Probabilmente non si è preso la briga di verificare nel territorio se esistano o no queste testate, che funzione abbiano. Forse si sarebbe accorto che molte di queste testate, tra cui la nostra, sono ben più antiche di Repubblica, di L'Espresso, stanno svolgendo un servizio da sempre, dando voce a chi non ha voce nel territorio, alcune da 100 anni, alcune 120, 130 anni, testate popolari che sono capillarmente diffuse nel territorio italiano, in particolare nel territorio del nord, del nord-est. E quindi si tratta di strumenti al servizio della gente, al servizio dell'informazione, come sanno bene i nostri lettori, come sanno bene i cittadini di Chioggia, ma anche di tutto il territorio diocesano, da Cavarzere al Polesine. Questi strumenti di informazione e di formazione dell'opinione pubblica e comunque di diffusione delle informazioni della vita civile, culturale, anche religiosa ovviamente, fanno parte del sistema editoriale italiano. Non solo costituito da grandi testate, che tra l'altro, compreso Espresso e Repubblica, fanno incetta di pubblicità, oltre che anche ricevere dei consistenti contributi dallo Stato, fanno appunto parte di questo sistema editoriale che viene promosso dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, viene sostenuto proprio come strumento di informazione. Quindi anche noi a pieno titolo entriamo in questo panorama, per così dire, editoriale, anche se evidentemente il contributo che a noi arriva è proprio una briciola, effettivamente, e si tratta quindi di un contributo minimale che a noi è utile ovviamente, ma incide minimamente sulle spese. Ma a questo contributo abbiamo pienamente diritto, semplicemente perché facciamo parte appunto dell'editoria nazionale. Purtroppo c'è la prospettiva di tagli ulteriori anche a questo settore. E ovviamente a rimetterne saranno soprattutto le piccole testate, a quelle della provincia, probabilmente non le grandi testate. Quanto riguarda poi i continui attacchi alla Chiesa, a questo ci siamo abituati, ovviamente si tratta di attacchi in genere spinti da malanimo, da animosità negativa, ripeto come dicevo all'inizio, quasi che la Chiesa sia un nemico da combattere. Si tratta invece di una presenza importante, che ha la sua funzione, il suo ruolo, la sua missione da svolgere, riconosciuta certamente anche dalle autorità dello Stato, dalla comunità civile in molti, molti aspetti, in molti modi. Per quanto riguarda il riferimento specifico all'ICI, è stato chiarito un sacco di volte, solo chi non vuole capirlo, non lo vuole ammettere,
che lì ci viene pagata da quelle strutture, da quelle entità che fanno parte della Chiesa, che hanno funzione commerciale. Per quelli invece che hanno una funzione di solidarietà o di servizio alla comunità, come tutte le altre realtà di servizio, non hanno l'obbligo dell'ICI. Ma c'è anche un'altra cosa che va ricordata, che sempre continuamente emerge. Rivela appunto l'ignoranza, o meglio la cattiva fede di tanti che parlano a sproposito di questo, la continua confusione tra Vaticano e Chiesa italiana. Si dovrebbe capire una volta per tutte che il Vaticano è uno Stato dove ha sede la Santa Sede, cioè il Papa e tutti i suoi collaboratori che hanno il ruolo di guidare, di tenere i rapporti con tutta la Chiesa universale, non solo con l'Italia, ma con tutto il mondo. Invece la Chiesa italiana è quella costituita e appunto presente in Italia dalle varie diocesi, che ha la sua organizzazione, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha i suoi accordi con lo Stato italiano, a prescindere dal Vaticano, e quindi ha i suoi rapporti, gli accordi con eventuali contributi, come sappiamo, in particolare l'8 per mille, che è un contributo che i cittadini danno liberamente, se vogliono, attraverso la dichiarazione dei redditi. E questo 8 per 1000 viene a sua volta distribuito secondo gli accordi previsti, soprattutto in due rami, quello cioè delle opere di carità, e mi pare che se ne veda gli effetti, se ne vedano gli effetti di questa presenza nel territorio della Chiesa, proprio a supporto di molte situazioni di disagio, e poi l'altro settore che è quello delle opere di culto, e quindi i restauri delle chiese o altri interventi di culto, e tra questi anche in parte la sovvenzione ai sacerdoti per quella quota, che non si raggiunge attraverso le offerte liberali, che i cittadini possono fare, a prescindere dall'8 per mille, detraendole poi, deducendole dalle tasse. Tornando un attimo al nostro settimanale, locale Nuova Scintilla, è il caso di precisare che proprio il fatto che otteniamo questi contributi, pur minimi, significa che si tratta di un'azienda in piena regola, tanto appunto da assolvere tutte le esigenze burocratiche, giuridiche, con l'iscrizione al registro della Nazionale della Stampa, al Tribunale, alla ROC, tanto appunto da compiere gli adempimenti necessari, tanto da essere ritenuta assegnataria di questo modesto contributo. Questo depone appunto anche a favore della serietà del nostro settimanale locale, che continua a svolgere ormai da quasi 70 anni un servizio apprezzato da molti e che sarebbe il caso di tenere proprio come un fiore all'occhiello, anche io penso, a prescindere dal mio ruolo, per la nostra città e il nostro territorio. L'intervistatore dovrebbe essere neutro, neutrale. Io in realtà non sono neutrale perché penso veramente sia una cosa sbagliata, fare delle critiche solo con lo scopo di denigrare, diciamo di porre in modo solo negativo. Vorrei ricordare che ci sono tante altre testate che percepiscono lo stesso dei contributi, ma in realtà non lo so se effettivamente vengono lette. Io posso testimoniare che la Nuova Scintilla qua viene letta da tutti e a volte credo che forse date anche, mi permetto così col cappello in mano di dire che forse qualcuno magari a volte ho osservato che date degli spazi anche a persone, voglio dire che non lo so se in altri giornali c'è questa libertà, questa pluralità di, cioè voglio dire nella Sì, Nuova Scintilla non è quella. che viene pubblicato solo chi è cattolico, solo chi... vedo tante volte anche opinioni diverse, personalità Sicuramente diverse. è stato sempre un nostro intento e un nostro desiderio quello di ospitare le varie voci. Si tratta appunto di uno strumento di informazione, di formazione, di collaborazione, anche un po' una palestra anche di idee, certamente con i dovuti crismi di serietà, di correttezza. Ma è un giornale aperto a tutti, non fa mistero a nessuno della sua ispirazione cristiana ed ecclesiale, ma come si può documentare, oltre a quello che lei dice, ognuno può prenderne visione, è un giornale che vuole veramente essere al servizio della comunità ecclesiale, ma anche della comunità civile sparsa nel territorio della diocesi, anzi direi anche di più, non solo nel territorio della diocesi, ma anche un po' in tutta Italia. Arrivano proprio in molte le province, quasi tutte le province d'Italia, dove ci sono dei
cittadini chioggiotti o della diocesi emigrati o amici del nostro territorio. Aggiungo poi che ormai da oltre un anno e mezzo, il nostro settimanale è anche il sito del giornale www.novascintilla.com, che è aggiornato di settimana in settimana, anzi a volte anche anzi ogni giorno, ha delle brevi notizie e altri servizi sul tempo, sul santo del giorno, sull'agenda delle varie attività, e poi settimanalmente sono presenti tutti gli articoli, le foto del giornale, quindi è un altro modo per arrivare dappertutto per coloro che vogliono seguirci. Grazie, Concesso. Prego.